Montparnasse, sogno di artisti di tutto il mondo. E in Rue Huygens uno che sa farsi la sua strada. Studio dello scultore Signori. Celebre il suo monumento ai Rosselli. Ora sta modellando una astratta adolescente. Massimo Campigli, divenuto celebre con grandi tele di arcaica suggestività, sta ora ritraendo suo figlio. La moglie è scultrice. Della discussione critica tra i genitori approfitta il ragazzo. Un altro pittore celebre, Gino Severini, è forse il solo in cui la fedeltà al futurismo seguiti a dare risultati lirici e inventivi. È tradizione che un italiano a Parigi trasformi in fantasia pittorica il cartellone, e Sepo in questo è l'erede del grande Cappiello. Se Parigi è ancora una delle capitali della moda, mani italiane, come queste di Venturi, partecipano al difficile compito di tenere lo scettro. Anche adesso che il gelato si fa a macchina, l'arte di Martini conserva il primato del sorbetto. Ora dell'aperitivo al Café de Flore. È l'alba per i giornalisti. Alla Ziliacus vorrebbe carpire qualche avventuroso segreto il nostro affabile Lemmy, e chi non gli si confiderebbe. Grimaldi intervista la Greco, fondatrice del Tabù. La Casalis sugge dalle bevande l'aroma dei suoi versi. Di quassù vedono la città sintetizzata, gli inviati speciali San Lazzaro, Bruno Romani, Gianni Granzotto. Ai suoi colleghi lascia libero il campo Guido Piovene, ora assorbito dagli incarichi dell'UNESCO. Barbisan, della Camera di Commercio, uomo di cifre e di lettere. Nel campionario italiano c'è anche un campione del mondo, Frosio. L'architetto Vedres lo aiuta a costruire nuove vittorie.